Io intanto sulla BP ammetto di essere ignorante e chiedo scusa a tutti quelli che vivono da quelle parti. Perché da quando ho combattuto per il TMP ho capito una cosa a Siderno. Ancora a Siderno si vive di campanilismo nello stesso paese. Ci sono quelli di Pantanizzi, quelli dell'Agonia, quelli di Condossondolo, Pellegrini, Siderno Centro, Siderno Supa, che dice che noi siamo della Marina. Ho notato questo. Vengo dunque invece sulla SICO, ho fatto una piccola ricerca su internet. A quanto pare esistono 3 impianti in Italia: Sassuolo, Cernusco d'Adda e Siderno. Cioè, nel centro Italia e in tutte le zone industriali non esiste. A Siderno l'hanno fatto. Ma io dico questo: la BP quando è arrivata a Siderno, qualcuno l'avrà voluta. Qualcuno l'avrà voluta. La SICA o imposta, ma i cittadini quando si uniscono sono più forti di quelli che impongono le cose. Allora non si sono imposti. La SICA l'ha portata qualcuno. La mafioso l'ha portata. La SICA l'ha portata qualcuno. Certo staltere di San Luca. La SICA l'ha portata qualcuno. L'impianto del TMB l'ha portato qualcuno, ma se per la SICA e l'ABP non vedo degli sviluppi economici per il paese, perché non lo vedo un paese produttivo che ha bisogno di quei prodotti. Io non so mo l'ABP che cosa produceva di particolarmente attraente dalla zona ionica. Non vedo. Ed era richiesta nella zona, serviva qualcosa, e la SICA produce qualcosa che può servire, a parte quello che avevo sentito io sull'Axim, un eventuale agglomerato cementizio che serviva alla costruzione del ponte di Messina. Una volta, e mo proprio oggi è ritornato da qualche ponte di Messina. Va benissimo. Io vi dico questo. Sono d'accordo con l'Unione, me lo auguro. Io non farò l'errore che ha fatto mio padre, tenendomi in disparte dai cittadini. E di non, perché io ricordo la puzza della BP, la puzza me la ricordo. Quando venivamo da Cavolonia con mia moglie sentivo la puzza della BP, quella me la ricordo, però mi vergogno di dire non ho mai partecipato alle vostre. E non farò lo stesso errore, perché dirò ai miei figli che si combatte anche per queste cose, perché questi sono diritti, diritti dei cittadini. Non è che uno, non sono pretese, sono diritti, sanciti, Costituzione, la legge, tutto sancito. Ora vi dico questo però, stiamo attenti. Ieri è stato presentato al Consiglio Comunale di Siderno il progetto per il forno crematorio a Siderno Superiore. È un inceneritore di salme. È un inceneritore. Io dico questo, ragazzi, sono con voi, con tutto il cuore, con tutto quello che farete, civile e per difendere la salute dei miei figli, anche non civile. Ve lo dico palese. Però stiamo attenti a non ribellarci quando le cose sono costruite. Bensì, magari informiamoci prima e consigliamo chi di dovere a magari informarci e dire da là esce aria profumata, saponette, roba del genere. Perché anche il TMB tecnicamente doveva essere innocuo, anzi doveva portare profitto per il paese, perché tecnicamente il TMB è funzionale, è un impianto che non è un inceneritore, però serve alla differenziata, è proprio collegato alla differenziata. Il forno crematorio non servirà solo Siderno, su questo è sicuro, perché commercialmente lo farà sempre un privato che fa le cose. È lì che quando li fa un privato a Siderno, esiste uno nella provincia di Siderno, di Cosenza, ieri gli ho chiesto una domanda scema, come mai a Siderno, da dove venuto? Cioè, è collegato bene con la piana, e perché non nella piana, aveva pure l'autostrada, tanto quello lì per fare i soldi avrà bisogno di salme per lavorare. E a quanto pare l'ingegnere Enrico diceva anche che ci vuole una variante a piano regolatore. Variante a piano regolatore, ampio cimitero, voglio dire. Non è che abbiamo tutta questa cultura. Io sono d'accordo per la cremazione, pardon. Io sono d'accordo per la cremazione, ma è una cosa mia personale. Vai e mi cremo dove voglio.
Ma non è che oggi domani quelli di Siderno Superiore un'altra volta qui a discutere, perché puzzerà, ve lo assicuro, puzzerà, nello spazio di 3 anni puzzerà. Perché economicamente, o non cambiano i filtri, faranno la stessa cosa del tempo. Ma perché sono da un cielo? Quindi, stiamo, cioè, io sono con voi. Non mi permetterò più di stare alla larga da queste cose. Da quando si parla dei diritti del cittadino, io non mi trovo mai più alla larga. Scusate.